sapete, siete disposti di rinnovare il vostro sì alle vostre spose? Sì! Bravi quest'anno! E voi, signori uomini, siete disposti a rinnovare il vostro sì ai vostri mariti? Sì! Quasi più bravi mariti! Questo sì, più convinto di 50 anni fa o meno convinto? No, più. Più convinto. Quindi più innamorato. E questo bacio, signora, che gli hanno strappato, com'è stato? Bello. Quindi bello come 50 anni fa? Ma più commovente, sì, sì. Sempre innamorati? Sì, sì. Non pensavo facesse queste emozioni. L'amore è nell'aria e c'è tanto anche insegnamento per le nuove coppie a questa cerimonia al centro di aggregazione fiorentina. Queste oltre 100 coppie che risiedono nel comune di Arezzo festeggiano in questo 2018 i loro 50 anni di matrimonio. Sa quanti anni sono che siamo insieme? 53 anni. 50 anni di matrimonio, 3 anni di fidanzamento. L'ho trovata mentre si andava a lavorare. Io abitavo a Cortona. Lei a Castiglione Fiorentino, ci si trovava nel treno la mattina, nel 63. Come sono stati questi 50 anni di matrimonio? Ma un po' alti e bassi, ma insomma direi che abbastanza bene. Allora come si fa a rimanere insieme così tanto? Tanta pazienza. Tanta comprensione, condivisione, un po' di tutte le robe. Don Alvaro ha detto vi siete tanto affaticati per mantenere i figli, oggi fate lo stesso per i nipoti, è così per voi? Sì, anche per noi è così, sì. Siamo conosciuti da giovanissimi, l'ho detto. Poi siamo innamorati, l'ho scelto proprio. Lo seguiva quando andava a Lambretta. Lo seguivo perché si abitava vicini, lui un po' più in giù, io un po' più su, allora passava sempre di sotto casa. Com'è stato questo bacio dopo 50 anni? Come allora, quasi. Sempre baci. Ah sì? Nonostante tutto, sì, anche se siamo vecchi è uguale. Anzi, non è una novità però. Quelli di prima, no, per niente.